Allora, in questa che sarà l'ultima lezione del corso autunno-inverno di Sculova Italia del 2019-2020, vi parlerò di sistemi di raccomandazione. Okay? E, I sistemi di raccomandazione sono una parte molto importante eh, di quello che è il machine learning e sostanzialmente anche una parte molto molto divertente cioè si tratta di formulare un problema ne parleremo velocemente e di andare a vedere alcune tecniche utilizzate in machine learning per risolverlo il problema è quello di dare raccomandazione agli utenti okay. questo è, fa parte del corso di machine learning di Andrew Young che abbiamo già visto nel 2018, quando abbiamo fatto il primo corso insieme di School of Eye. Non siamo arrivati fino alla lezione 16, cioè, le ultime lezioni del corso sono delle lezioni applicative. Faremo la lezione 16 velocemente e poi delle piccole aggiunte per parlarvi un po' di come risolvere il problema dei sistemi di raccomandazione ci apra a, a diverse problematiche dal punto di vista matematico dal punto di vista del uh, machine learning e in qualche modo abbia posto alla comunità del machine learning tutta una serie di sfide a partire dal famoso Netflix Prize ok tolgo il video di Andrew Hang l'audio di Andrew Hang mettiamo i sottotitoli Acceleriamo un attimo la discussione. Allora, parliamo di quello che è il problema eh, dei sistemi di raccomandazione. Questi sono i sistemi di raccomandazione. I sistemi di raccomandazione sono dei software, ok, degli algoritmi che si occupano. Di raccomandarci, ad esempio, quando andiamo su Amazon, Netflix, YouTube e così via, in qualsiasi negozio online, ci, eh, si occupano di raccomandarci altri prodotti da acquistare o altri prodotti da vedere, altri film da vedere, ad esempio. E eh, dal punto di vista commerciale sono fondamentali, semplicemente perché, come un negozio, qualsiasi fisico online. Non può prescindere dalla pubblicità, un uh, eh, negozio online non può prescindere dall'analogo del commesso che venga a consigliare un prodotto all'utente. Ok. Ci sono statistiche che dicono che un buon sistema di raccomandazione riesce a ottenere il 70% di vendite, nel senso che il 70% di prodotti che ci vengono raccomandati da visualizzare o da acquistare vengono effettivamente visualizzati o acquistati. Come è tipico dei corsi di Yang. Andiamo subito a formalizzare il problema con un esempio pratico che è stato proprio il Cargol Price. Allora, il nostro scopo in questo caso è prevedere le raccomandazioni per dei film. Le raccomandazioni nei film sono rappresentate in stelle, da una stella a 5 stelle. Okay? Ogni riga ha il nome di un film, ovviamente questi sono nomi fittizi. L'amore alla fine, Romance forever, Spade contro carate. Mentre le nostre colonne rappresentano dei, degli utenti, ok? Che daranno delle preferenze sui film. Lo scopo, cioè il nostro problema consiste, ok? I voti sono da 1 a 5, ma codifichiamo spesso con 0. Il fatto che un utente non ha dato alcuna preferenza ok quindi i numeri sono valori fra 0 e 5 in questo caso Alice non ha dato preferenze per questi due eh, per questi due film ha dato 5 a questi altri due film e vorremmo sapere che preferenza vorremmo prevedere sono i punti interrogativi quali sono quale preferenza darebbe Alice a questo film? Quali preferenze darebbero a quest'altro film Bob e Carol? Quale preferenza darebbe a questo film Dave o a quest'altro Dave, ok? Questo è il problema. Ovvero, in sintesi, data questa matrice delle preferenze: riga, in film, colonna gli utenti, quello che vogliamo fare, quello che vogliamo dal nostro sistema di raccomandazione è completare la matrice piena di valori NAN, non, 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 non noti. Okay? In realtà anche i 0 sono non noti, nel senso che i vari utenti non, so, non ci hanno dato valori su questo, ma questi sono i nostri valori obiettivo. Ci sono diverse tecniche con cui potremmo farlo, ok. Essendo una matrice eh, trovare i valori mancanti in questa matrice è equivalente a uno qualsiasi dei metodi che abbiamo utilizzato fino adesso di apprendimento supervisionato. Okay? Però la problematica di questo particolare eh, competition piuttosto che problema pratico in generale e che su utenze come possono essere quelle di Netflix, Amazon, YouTube e così via, abbiamo milioni di film e milioni di utenti, o meglio migliaia di film, migliaia e migliaia di film, milioni e milioni di utenti. Con matrici, appunto, da 0 a 5, pieni di 0, ok? Matrici sparse in questo senso, perché un utente non potrà aver visto l'1 o il 2% massimo dei film, o aver acquistato l'1 o 2% dei prodotti su un negozio uh, online. Okay? Formalizziamo questa situazione con uh, dei numeri. Allora, NU sarà il numero di utenti, quindi sostanzialmente il nostro numero di colonne. NM il numero di film, quindi il nostro numero di righe. Creiamo due matrici. Una matrice Rij, se il, il, il film I, quindi indice di riga J, o meno film e J è invece l'indice di colonna e quindi indica l'utente. Questa matrice fa 1 se ha avuto questo film I, una qualsiasi recensione dall'utente J. Ok. Mentre il valore della recensione, cioè quello che vedete qui tabulato, è yij, dove y appunto sarà il valore della, eh, in stelle della recensione. Ok? Qui c'è tutti gli esempi e così via, ma l'abbiamo già spiegato. Quindi questa è la formalizzazione del problema. Del movie rating, ok. la predizione dei ratings. Mm, ehm, ci tengo a, a sottolineare che questo problema è un problema che può essere affrontato con tantissime tecniche. Adesso, Andrew Young ci farà vedere, praticamente, in soldoni una delle tecniche che si sono risultate e che sono risultate migliori. Per il Netflix Prize del 2012. Ok. Eh sì, ciao. Scusatemi. <ride> Bene, rivedere Siraj. Ecco, in questo caso il sistema di raccomandazione ha fallito miseramente perché volevo andare semplicemente alla pagina successiva, al filmato successivo. Allora, continuiamo. Questa è la tabella che abbiamo già visto, scritta un po' meglio, ad esempio, dove abbiamo 4 utenti e 5 film. Intanto parliamo di diversi tipi di raccomandazione. Ne vedremo due. I sistemi basati sul contenuto, Content-Based Recommender Systems, e filtri collaborativi. Filtro vuol dire che di tutti i dati a disposizione nella matrice il filtro ne seleziona alcuni particolari. Collaborativi vuol dire che dipendono dall'insieme di tutti gli utenti. Quindi è un filtro che funziona facendo collaborare tutti gli utenti. Però prima di arrivare ai filtri collaborativi vediamo i sistemi di raccomandazione basati sul contenuto, ok? Qui, ad esempio, si aggiungono due feature X1 e X2, e come ogni Brona feature abbiamo tutti i valori della feature in colonna. Ok, la prima è Romance Romanticismo, e la seconda è action. In qualche modo, qualcuno, qualche recensore pagato in questo caso da questo Netflix virtuale ha detto che il film Love at Last ha 0.9 in una scala da 0 a 9 di romanticismo e 0 di azione, mentre Spade contro carate ha 0 di romanticismo e 0.9 di azione. Ok? Nei sistemi di raccomandazione basati sul contenuto, c'è qualcuno che ha visto ogni oggetto in vendita, ogni film in visualizzazione e così via, e ne dà diversi feature basate okay? sul contenuto. Okay? C'era e c'è tuttora un famoso uh, sito, uh, network di raccomandazioni musicali che utilizzavo spesso in passato, che si chiama Pandora, che funzionava proprio così. I musicisti per ogni singola canzone nel loro database avevano, hanno aggiunto 400 feature, 400 feature che rappresentano la ritmica, il contenuto e così via di ogni singola canzone. Ok? Quindi canzoni con feature simili sono simili fra di loro. Andiamo avanti. Come si risolve il problema delle stelle in un sistema basato sui contenuti? Di raccomandazione basato sui contenuti. Allora, vabbè, chiamiamo, come già detto, X con 1 il primo film, X con 2 il secondo film, X con 5 il quinto film x con 1 avrà valori. Ok. Se x con 1, vediamo quali sono le feature associate a x con apice 1, okay. avremo, ricordate che la prima feature, stiamo per fare una regressione lineare, la prima feature in Andrew Young è il bias, cioè il termine costante è sempre uguale a 1. Okay? Quindi avremo un vettore che inizia sempre con 1. La prima componente sarà l'x con 1, cioè la componente x con 1 di romanticismo, e l'altra la componente di azione. Quindi al film, il film x con 1, visto nello spazio vettoriale, di romanticismo e azione è un vettore che è 1 0 9 0, così come su Oscarate nello spazio vettoriale di romanze e azione sarà un vettore 1 0 0 9. Allora, dato che stiamo per fare una regressione lineare per prevedere il numero di stelle diciamo che questo vettore nello spazio dei contenuti che è in questo caso due dimensionale ok? due dimensionale più una feature o un valore di bias quindi è in tre dimensioni ok? x vive in uno spazio a tre dimensioni in questo esempio non sarà altro che questo vettore nello spazio dei contenuti per dei parametri θ0, theta, theta 1 theta 2 trasposto. Ora vediamo proprio praticamente come è tipico di Andrew Hang il calcolo, però, intanto θ che sono i parametri che moltiplicano eh, le nostre x nello spazio dei contenuti sono n più 1 perché 1. Ci viene dal bias, quindi dal termine noto. E se devo prevedere questo valore qui, questa stella qui piuttosto che questa, ho bisogno di x3, che nel caso del film Cute Puppies of Love è 1099,0, eccolo qui, mentre θ1. Perché noi vogliamo vedere? Vogliamo la preferenza fra, del film 3 per θ1 che sono i parametri che competono da Alice, ok? In questo caso. Supponiamo che Alice abbia questi parametri di preferenza. Questi parametri di preferenza sono una caratteristica di Alice. Ok? Quindi l'utente Alice viene rappresentato con questi parametri 0, 5, 0 di preferenza. Quello che facciamo è semplicemente un prodotto scalare tra questo vettore e quest'altro, e il risultato fa 4,95. Quindi in questo modello, supponendo che i parametri di preferenza di Alice siano 0, 5, 0, ok. Mentre, eh, qui è sottolineato il 5 perché questi altri due sono 0, quindi annullano nel prodotto scalare 1 per 0 fa 0, 0 per 0 fa 0, rimane solo il termine 0,99 per 5 che fa 4,95. Okay? In pratica questo modello lineare ci dice, prevede come numero di stelle che Alice darà al film Cute Puppies of Love, 4,95. Ok, ora in altri contesti ah beh, lo spazio eh, dei contenuti vi ricordo è dato da dei recensori esterni. Comunque, formulazione del problema: i parametri y sono le valutazioni, r1, 0 a seconda se un film è stato recensito oppure no. 7 è il parametro dei vettori dell'utente j, x con i è il vettore delle feature per il film i, sarebbe nello spazio eh, dei contenuti e dei componenti di questo vettore. Per un utente j, il film i avrà rating predetto, prodotto scalare fra teta j e x Ok? MJ ce lo teniamo da parte come concetto il numero dei film recensiti dall'utente J. Quello che ci manca da sapere è, ok, le XI le sappiamo perché un esperto ce le ha scritte, però il nostro algoritmo deve imparare, il nostro modello deve imparare le tetra J, ovvero le preferenze di ogni singolo utente. E questo si fa... In modo abbastanza standard andando a trovare il minimo scarto possibile fra il nostro modello e quelli che sono i valori veri. Ovvero facciamo lo scarto quadratico medio fra la previsione e il valore reale. Invece di essere diviso per 1 diviso 2n, diviso 1 diviso 2mj 2mj è il numero di film recensiti dall'utente j. E di questa cosa qui. Dobbiamo trovare il minimo, quindi dobbiamo scegliere quei parametri theta j che rappresenteranno le preferenze dell'utente j, tali che le nostre previsioni si scosteranno il meno possibile, ovvero questa quantità sarà minima. Sapete, è la solita regressione lineare, come abbiamo visto. Ora, hang aggiunge questo termine, che è un termine vi ricordo si chiama un termine di regolarizzazione, l'abbiamo già visto parlando ad esempio di ridge regression, che impone ai parametri del modello lineare di essere il più piccolo possibile. Ok? Piccoli. Ok? Non più piccoli possibili. Piccoli, abbastanza piccoli. Quanto piccoli dipende dal valore del parametro libero da determinare dopo lambda. Questo termine ci aiuta anche perché, intanto, eh, come vi ricordo, ricordo che la regolarizzazione mh, permette di avere un modello meno sensibile al rumore, okay? ma soprattutto eh, la matrice che stiamo trattando è una matrice piena di valori non noti, piena di, di zero. Questo termine permette di regolarizzare il risultato e rendere eh, il problema facilmente risolubile, nel senso che permette di rendere il problema ben posto, altrimenti matematicamente il problema potrebbe non avere soluzione, però questi discorsi di regolarizzazione li abbiamo già visti in passato e quindi li, li escludiamo in, termine, in questi termini adesso. Ang per semplicità non ci fa vedere più MJ perché questo termine è comunque una costante, quindi quando facciamo la minimizzazione non influisce. Quindi in realtà quando andiamo a trovare i parametri del nostro modello, quanti film sono stati visti dall'utente J è influente, almeno a questo livello per questo tipo di modello. Questo è per un singolo utente non abbiamo spiegato ed è una cosa abbastanza semplificata però quello che vogliamo trovare contemporaneamente tutti i parametri teta di tutti gli utenti, di tutti gli user quindi dovremmo generalizzare il minimo che vogliamo trovare in realtà è su questa funzione qui sommando anche tutti i possibili utenti ok Come si trova il minimo di quella? Come abbiamo visto già dai primi corsi e le prime lezioni, il minimo di una funzione in generale, in prima approssimazione, in questo caso particolare, dato che si tratta di funzioni convesse, facilmente derivabili e così via, è attraverso il gradient descent. Quindi andiamo a fare della funzione di costo le derivate parziali rispetto ai vari θ, okay? e eh, imporre le derivate parziali uguali a 0 ci dà questo algoritmo ricorsivo, il gradient descent, su come mh, aggiornare i θ a ogni iterazione, dove α è un iperparametro del modello abbastanza piccolo da rendere il modello convergente ma abbastanza grande eh, da farlo convergere in tempi accettabili. Perché sono due le righe, for k uguale a 0 per k diverso da 0? Perché vi ricordo che theta uguale a 0 nei modelli lineari viene considerato come il bias, il termine noto, e la regolarizzazione è fatta su tutti i valori tranne k uguale a 0, ovvero... Vogliamo che tutti i parametri siano piccoli, tranne il termine noto che può essere arbitrariamente grande. E questo spezza a metà eh, la formula. Incidentalmente questa è la stessa formula che otterremmo senza il termine di regolarizzazione, ovvero facendo il gradient descent senza il termine di regolarizzazione. Però vabbè. Una volta scritto il gradient descent, lo diamo in pasto al calcolatore e il calcolatore magicamente ci trova i teta. Ovvero, abbiamo risolto il problema. Beh, poi bisogna vedere con quanta bontà. però teoricamente abbiamo risolto il problema del recommender system nel caso content-based. Cioè conoscendo. Le feature x, k, eccetera che mi rappresentano in uno spazio astratto eh, il contenuto dei vari film, troverò, troverò per ogni utente le sue preferenze rappresentate dai parametri θ, e quindi potrò calcolare facendo un prodotto scalare le stelle che ci aspettiamo di avere come raccomandazione, come valutazione di film anche non noti. Ora, avete notato che il, il seguito di questo video, del video 2, era molto basso, dipende dal fatto che l'algoritmo che sta utilizzando YouTube non va a vedere solo i contenuti, in questo caso mi dovrebbe dare in prima posizione... Tutti i valori, tutte le lecture di Hang, ma considera anche delle variabili aggiuntive di, di varietà, ok? In modo da rendere il più vario possibile la, la mia esperienza come utente, e quindi in qualche modo da farmi esplorare altri spazi nello spazio delle raccomandazioni. Okay. continuiamo però il corso di Young abbiamo risolto il caso del content based e adesso ci poniamo un altro caso e se a causa della grande quantità eh, di dati a disposizione non ci fosse nessuno a recensire il, i contenuti dei vari film cosa potremmo fare? potremmo passare al filtering collaborativo ovvero sono gli stessi utenti con le loro visualizzazioni o con i loro acquisti o con i loro, le loro raccomandazioni i loro click le loro visualizzazioni perché no a scegliere i vari spazi, lo spazio dell'edificio x1, x2, x3 e così via, in cui verranno rappresentati i film. Come può funzionare una cosa del genere? Allora, supponiamo per date, okay, come punto di partenza, come educated guess, come possibile, che abbiamo degli utenti, le loro, i loro parametri di preferenza. Pre Mentre prima c'era dato, ad esempio, di partenza i loro, eh, le feature dei film, quindi lo spazio di contenuti dei film, e quindi trovavamo le teta. Adesso supponiamo per esempio, per adesso, di conoscere le teta se conosciamo le teta allora note le teta a partire da quelle che sono le vere preferenze dei vari utenti possiamo dedurre grossomodo, che teta 1 prodotto scalare x1 se Sappiamo che deve essere grosso modo 5, se il nostro modello eh, lineare fosse davvero corretto. Ma so che θ1, quando vado a fare il prodotto scalare, è 0,5,0 0. Per x1 mi fa 5, quindi deduco che 5 uguale a 5 e x1 deve essere per forza. Questo viene 5, quando andiamo a fare il, il prodotto scalare componente per componente, eccetera, rimane solamente la componente 5 per questo valore qui ignoto, circa 5, quindi questo valore ignoto deve essere 1. Vi sto vendendo l'idea che se sono ignoti. Eh, le componenti delle valutazioni, fatemele chiamare da questo momento in poi eh, vettori nello spazio latente, ok? Se sono ignote le feature nello spazio latente, ovvero la rappresentazione nello spazio latente dei film, ma sono note i parametri che rappresentano gli utenti, allora a partire dalla conoscenza delle recensioni degli utenti che, hanno, che gli utenti hanno effettuato veramente posso ricavarmi questi quest, la rappresentazione dei film nello spazio latente cioè le x okay? quelle che erano i contenuti okay? come funziona questa cosa non è, dif è differente da, da prima è poco differente da prima quello che voglio fare è dati teta, ottenere le x. Mentre erano, prima erano date le x, ottengo i teta, adesso, dati i teta, ottengo le x, la differenza questo termine è identico, la differenza sta che sommo sui j, mentre prima sommavo sui i, vabbè, e la differenza è che adesso, con come termine di regolarizzazione, ho qualcosa che mi dice che devono essere piccole le x, non le teta però sostanzialmente è sempre un problema che posso, di minimizzazione, un problema di minimizzazione che posso sempre risolvere grazie al gradient descent. Ok? Quindi, dati theta in questo caso eh, prendo tutta la matrice, quindi date le preferenze di tutti gli utenti, imparo la rappresentazione di tutti i film. Ok? Ho tutte le feature una rappresentazione spazio latente dei film. Ok? E così funziona il, il filtering collaborativo. Prima supponiamo che per qualche. usando. Eh, qualche. qualche approssimazione, o almeno prima nel content based filtering, date le x e stimiamo le theta Ok? Adesso, grazie al passo del filtering collaborativo, date le θ stimoli x. E allora, partendo da un'approssimazione delle θ, che magari può avere senso secondo altri, altri ragionamenti, oppure diamo dei θ medi, quello che volete. Usando questi step, ripetendoli, facciamo una catena. Diamo una stima di teta, da cui mi trovo gli x, da cui, come abbiamo già imparato prima, mi trovo i teta, da cui mi trovo gli x, da cui mi trovo i teta, da cui mi trovo gli x, e così via. E questo processo converge, converge a farmi apprendere contemporaneamente sia i teta che rappresentano i parametri, i gusti degli utenti, sia gli x che mi rappresentano la rappresentazione nello spazio latente dei nostri film. Ma per fare le cose in modo ancora più pulito, possiamo, potremmo fare di meglio. Questo è un approccio molto veloce che è stato utilizzato proprio nel Netflix Prize, quindi facendo due ottimizzazioni incrociate. In modo ancora più pulito, invece di fare date le x, stimo le teta, e date le teta, stimo le x. In modo ancora più pulito, facendo però un po' più calcoli, queste due stime le faccio insieme. Minimizzo j, un j fatto ad hoc, una funzione di costo fatta ad hoc, in modo da trovarmi contemporaneamente sia la rappresentazione dei film come azione, commedia, avventura e così via, romanticismo eccetera, sia i gusti degli utenti, con una funzione di costo che è semplicemente la somma delle due. Non esattamente. Se supponiamo che eh, vogliamo minimizzare questa rispetto a... Eh, alle x, allora questo termine che dipende da theta è costante, non ci interessa, e minimizzare rispetto alle x ci dà questo termine qui, che è questo. Quindi, data delle theta, stimiamo le x. Il stesso discorso. Vogliamo minimizzare rispetto alle teta, allora questo non ci interessa, e recuperiamo questa funzione di costo. In pratica questa è una funzione di costo che eh, ci fa trovare contemporaneamente le x e teta, e come funzione di costo si può risolvere tranquillamente utilizzando il gradient descent. Vi ricordo che i parametri di regolarizzazione sono fondamentali, perché le matrici sono piene di buchi. E utilizzando il gradient descent, eh, troviamo la soluzione invece di fare questo passaggio ricorsivamente ci troviamo la soluzione di tutto il problema di filtering collaborativo il GliandScent ci dà praticamente ricorsivamente l'aggiornamento della rappresentazione dei film e dei gusti degli utenti separatamente ok Passaggio successivo dopo che abbiamo visto tutto parametro per parametro, cioè tutto in componenti, il Signor Rang ci dice: Ok, supponiamo di fare filtering collaborativo. Ok, questa matrice Y ci rappresenta i gusti delle persone, con i punti interrogativi ci sono i valori che vogliamo imputare, quelli che vorremmo eh, riempire in quella matrice. Bene, se questa è la matrice delle mie preferenze, è la stessa, eh? Non c'è trucco e non c'è inganno, sono solamente i numeri estrapolati e le y che avevamo indicato prima per componenti adesso sono in matrice. Ci ricordiamo che il nostro modello lineare ci dice che i rating predetti sono queste cose qui. Però, se chiamo a questo punto, x eh, la, la, la rappresentazioni dei film trasposte, e teta in verticale o i gusti degli utenti, y questo che stiamo vedendo componente per componente. Non è altro che il prodotto matriciale Y di due matrici, X che mi rappresenta la, eh, che mi rappresenta la rappresentazione di film nello spazio latente e Teta che mi rappresenta sempre nello spazio latente, rispetto allo spazio latente, i gusti degli utenti. Vi sto vendendo questa idea. Il filtering collaborativo visto fino adesso altro non è che una decomposizione matriciale fatta ovviamente utilizzando dei criteri di regolarizzazione, ma è semplicemente tra virgolette semplicemente perché, anche dal punto di vista matematico, il problema del, di questa decomposizione non è ben posto se non utilizzando degli opportuni ne abbiamo già parlato. Eh, SVD, singular value eh, eh, vabbè, decoupling mi sta venendo, ok? Decomposition, ok. Il problema di eh, decomporre y non è nemmeno unico, ok? Trovare il miglior x e il miglior theta dipende dallo schema di regolarizzazione che stiamo scegliendo, però vi ricordo che è equivalente a decomporre la mia y in x e t. Visto in questa ottica, questa tecnica, la tecnica utilizzata fino adesso per il collaborative filtering, si chiama fattorizzazione matriciale di basso rango, perché la x, vista come matrice, ha un basso rango rispetto alla dimensionalità. Delle, dei miei utenti e dei miei film possibili che sono molto grandi, le preferenze saranno 20, saranno 200, saranno 400. Le componenti in cui rappresenta lo spazio latente la dimensionalità dello spazio latente sarà piccola. Rispetto cioè, comedy piuttosto che azione, piuttosto che sport, e così via. saranno Poche, pochi argomenti eh, rispetto alla quantità spropositata teoricamente spropositata di film possibili e di utenti possibili. Quindi questa matrice qui o almeno una dimensione. Il, di, di il rango di questa matrice è piccolo in realtà. Ok. Ah, incidentalmente, non vi ho detto qui, non è più Rn più 1, cioè per rendere pulita la scrittura dove la formula in cui trova contemporaneamente tanto le x che le θ, per rendere pulita quella scrittura e quella gradient descent, e da un certo punto in poi dice vabbè eh, adesso eh, il bias il termine 0 lo facciamo fittare insieme agli altri e quindi considera tutti i eh, valori teta e tutti i valori x apprendibili eh, dal, dall'algoritmo e quindi anche il termine noto viene soppresso in qualche modo dalla regolarizzazione dell'algoritmo Ok, prima di passare ad altro, ah, questa è interessante. Come faccio a trovare? Detto questo, fino adesso abbiamo parlato semplicemente di previsione del rating. Ok. Che è sostanzialmente un problema supervisionato: nel senso che io fino adesso ho previsto il rating in stelle a partire da rating che, mi, che gli utenti mi hanno dato. Quindi io ho creato, ho addestrato un algoritmo in modo da prevedere altri rating di film ancora non noti, magari, o non visti da utenti, a partire dai rating già dati. Il problema è diverso fare una raccomandazione del tipo come eh, trovare film J che sono in relazione a film i cioè allora il problema di trovare il numero di stelle è un buon problema nel senso che io presenterò a un utente i prodotti o i film le musiche che il mio algoritmo stima che l'utente apprezzerà molto ok invece c'è un'altra tecnica molto utilizzata di raccomandazione, anche da Netflix. Ti ho proposto questo film perché è simile a quest'altro film. Ok? Magari ti può piacere, è simile. Prescinde dal... Tu quel film l'hai visto, eh? L'hai anche giudicato bene. Adesso io te ne propongo uno simile. Prescinde dal fatto che magari ti può piacere o no. Però allora, te ne propongo un altro simile. Lo schema adesso, dopo che, fatto, dopo che abbiamo fatto la decomposizione, ovvero dopo che il nostro algoritmo supervisionato ha fattorizzato y in x e T, dopo che in pratica si è trovato, ha imparato lo spazio latente, le feature eh, romance, eh, romanticismo, azione, commedia e così via. Posso semplicemente fare così, eh, vedo nello spazio delle x come, quali sono le componenti del film J e poi vado a vedere la distanza, visto come norma, proprio distanza euclidea, fra J e un altro film. Siamo in uno spazio diverso, invece di avere milioni di film, adesso abbiamo solamente che ne so 20 caratteristiche. In questo spazio 20-dimensionale, il film che ho visto J ha delle componenti e io vado a vedere di tutti gli altri film, quali sono quelli che sono più vicini a questo film J nello spazio 20-dimensionale. E per esempio i 5 film più vicini al film, vabbè, in questo caso al film I sono quelli che mi verranno consigliati. Sono quelli più simili, ok? Perché ho iniziato a fare il discorso supervisionato? Perché questo è un tipico approccio, invece, non supervisionato. Una volta che ho la rappresentazione dello spazio latente, che è stata imparata. Dal, fatto, dal risolvere il problema della classificazione, cioè del, del prevedere il rating, una volta che ho quella rappresentazione buona eh, di quelli che sono i generi stimati dall'algoritmo, posso fare invece un utilizzare una metodologia non supervisionata, andare a vedere i film vicini. Ok? E quindi potrei utilizzare il k-means e partizionare ad esempio tutto lo spazio dei film in settori. Ok? Che poi forse è quello che l'algoritmo ha provato a fare con le x1, x2, x3. Ma vabbè, prescindiamo da questo, questo è un indice di somiglianza di similarità Il, la parte 16 16 è semplicemente una cosa tecnica però anche abbastanza in, interessante in pratica quando devo iniziare con che valore inizio mettiamo che appare un nuovo utente per scoprire i gusti di questo utente io devo fare in modo che l'algoritmo gradient descent aggiorni sui teta. Ma a partire da quale teta inizio? Se inizio da teta uguale a 0, 0, 0, 0, la non converge. Ok? Allora c'è cioè una tecnica molto, molto banale, si chiama min normalization, che semplicemente fa iniziare l'utente dalla media delle delle valutazioni okay. se siete interessati vedetevi questo video semplicemente eh, calcola la media delle valutazioni dei film a y sottrae questa media e questa sarà la matrice y che verrà utilizzata per fare le predizioni che verrà fattori fattorizzata come teta per x ok e poi quando devo fare i calcoli, faccio teta per x e ci risumo la media. Che è assolutamente equivalente. Che Direi che un utente nuovo lo faccio partire quando devo, col Gradi and Center, trovare effettivamente quali sono i suoi gusti, lo faccio partire dai gusti medi. Stesso discorso si può fare con i film, ma aggiungiamo al nostro catalogo un nuovo film. Lo facciamo partire dai dalle valutazioni medie che hanno ottenuto tutti gli altri film. E poi, in apprendimento, in addestramento, viene fatto convergere a quelle che sono le stime esatte che potrebbe avere questo film. Questo ehm, racchiude un problema, che si chiama di Cold Start. Eh, Apprendere, arrivare a un sistema di raccomandazioni che funziona prevede che nel tempo questo sistema si addestri quindi ci sarà un periodo di transizione in cui il, il metodo fallisce miseramente ora vi faccio vedere due cose strettamente collegate a questa. molto molto belle la prima articolo eh, su medium vi faccio vedere come questa stessa cosa si può fare utilizzando una rete neurale, che è un passo successivo. Eh, con il Netflix Prize, stiamo parlando del 2012, mentre questo algoritmo viene utilizzato da Airbnb e Zillow nel 2018. Okay? Però prima di farvi vedere questo, vi faccio vedere un'applicazione un eh, della decomposizione matriciale A uguale BC che casca a fagiolo anche per una cosa che dobbiamo fare eh, che faremo presto con l'ARPA sugli inquinanti atmosferici allora supponiamo di avere la terra campionata per temperatura I col le righe rappresentano le posizioni di varie stazioni sulla superficie della Terra. Mettiamo tutta la superficie della Terra, quindi tutte le righe saranno tante, 2000 righe. Le colonne rappresentano il tempo, lo scorrere del tempo ogni giorno. E dentro la matrice è piena di misure di temperatura. Capite che questa matrice è enorme. Sono hanno 2000 righe per milioni di colonne. Ok. La stessa tecnica che si utilizza per fattorizzare Y come x per teta nei sistemi di raccomandazione. La possiamo utilizzare per fattorizzare questa matrice A enorme in una matrice che ha lo stesso numero di righe ma poche colonne rango piccolo low rank mettiamo 20 colonne 10 colonne per una matrice della stessa dimensionalità se qui sono 10 colonne ok se queste sono 10 colonne questa avrà 10 righe per un tempo molto lungo ok questa che vediamo qui è la temperatura media del primo gennaio 2000 della superficie terrestre: 1512 punti per 20.440 giorni. Dopo che facciamo matrice decisamente grande. Dopo che facciamo questa decomposizione, possiamo prendere una singola colonna. E vediamo come quella colonna cambia nel tempo allora questa è una colonna della matrice b e questa una, la corrispondente riga sulla matrice t del tempo in pratica la decomposizione ci permette di vedere quali sono in qualche modo i modi normali, chiamiamolo con questo nome, della temperatura, le variazioni della temperatura spazialmente e temporalmente in modo molto diretto. Riesce a riassumere, a condensare molto bene le informazioni e vediamo anche il riscaldamento. Globale in termini molto molto limpidi. Ok. Quindi è una tecnica di riduzione delle informazioni di riduzione dimensionale molto molto interessante. Sistema di raccomandazioni fatto con le reti neurali. Allora, questa è molto molto carina. Utilizza una tecnica che abbiamo accennato in passato che si chiama back To back. Allora, mettiamo che un utente fa degli acquisti o comunque vede dei film in serie, oggetto 1, oggetto 2, oggetto 3, oggetto 4. Alla fine di tutta questa sequenza compra qualcosa dopo che gli sono state viste, gli sono state mostrate tante cose, tanti, tanti film, tante cose e vede uno. Quello che è importante da memorizzare è la sequenza degli oggetti che vede l'utente, l'utente di Amazon, o la sequenza di anteprime che l'utente vede su Netflix. E questa sequenza viene vista, viene memorizzata con uh, i vicini, cioè dopo l'oggetto 1 vedo l'oggetto 2. L'oggetto 2, qui stiamo considerando i, i vicini a K uguale a 1, eh? Usiamo solamente questo per, per concretezza. Dopo l'oggetto 2 vedrà l'oggetto 3. E prima dell'oggetto 2 aveva visto l'oggetto 1. Ok, quindi in pratica, questa sequenza temporale viene trascritta con queste transizioni. Da oggetto 1 a oggetto 2. Da oggetto 2 potrebbe andare sia oggetto 1 sia oggetto 3. Così come da oggetto 3 potrebbe andare sia oggetto 2 che oggetto 4. Ok? Diciamo che la transizione può andare in avanti o indietro nel tempo. È una rappresentazione delle. Questo è stato inventato, questa tecnica è stata inventata per la classificazione delle parole, per la codifica delle parole. Ok? Quindi in questo caso gli oggetti erano lettere, la lettera prima, la lettera dopo e così via. Adesso invece stiamo vedendo proprio gli oggetti mostrati. Okay? Allora, quello che facciamo è col one hot encoding ricordiamo che mettiamo qui ci sarà un vettore immenso che sarà 1 per in seconda, cioè sarà 1 0 0 0 0 0 per dire oggetto 1. Mentre sarà 010000 per dire oggetto 2. Cioè praticamente è un vettore enorme che rappresenta tutti gli oggetti possibili che potrebbero essere visualizzati dall'utente, che ha 1 nella posizione che rappresenta l'ordinale dell'oggetto e 0 in tutte le altre posizioni. Questa è una rete neurale shallow con, che comprime l'informazione. Cioè, lo strato intermedio hidden tipicamente sarà più piccolo, 50, 100 unità, 20 unità a seconda di quanti possibili oggetti sto provando a codificare. Ok? Come viene fatto l'addestramento? Dato che i vettori sono one-hot encoding, quasi sempre zero, verrà propagato all'indietro usando la backpropagation, il valore 1, che è 1 su migliaia e migliaia di entries, e qualcuno, casuale, pochi, valori 0, cioè l'unico esempio positivo è qualcuno dei valori negativi. Con questo apprendimento parziale vengono aggiornati sia questi pesi che questi pesi, in modo da addestrare la nostra rete e questo approccio funziona. Funziona anche di più se codifichiamo con un trucchetto qual è l'oggetto finale che verrà preso. Ad esempio, supponiamo che la sequenza eh, di visualizzazioni su Amazon è oggetto 1, oggetto 2 fino all'oggetto 9 e l'oggetto 9 viene acquistato. Allora, quello che codifico è la transizione fra oggetto 1 e oggetto 2 e poi la transizione fra oggetto 1 e oggetto 9 sono due esempi che vengono fatti vedere alla rete poi a destra la rete con la transizione fra oggetto 2 e oggetto 1 fra oggetto 2 e oggetto 3 e di nuovo fra oggetto 2 e oggetto 9 cioè primo, eh, ripresento sempre la transizione all'oggetto che verrà acquistato alla fine. Okay? Come dire, ciascuno degli oggetti precedenti potrebbe fare una transizione all'oggetto 9 e così crea una rappresentazione, un embedding del, dello spazio di tutti i possibili oggetti che posso utilizzare di nuovo sia per raccomandare oggetti simili sia per consigliare l'oggetto consecutivo. Perché, una volta addestrata la rete, quello che avrò in output saranno le probabilità di oggetti e sarà alta la probabilità dell'oggetto finale. Con queste probabilità di oggetti, so quali oggetti raccomandare. La bellezza di questo approccio è che, comunque, essendo una rete neurale, è un approccio non lineare e quindi riesce a. Trovare dettagli che, non, che sfuggono ai metodi mostrati da Andrew Hang, che sono metodi lineari. E con questo chiudiamo il corso. A, a marzo, se non sbaglio, marzo, 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 La prima lezione del prossimo corso sarà il 19 marzo di giovedì alla stessa ora. Buonasera.